Buongiorno, benvenuti a tutti. Prima di iniziare lascio la parola alla collega Marzia Ponso, che è direttrice del Centro Studi 2U per i saluti istituzionali del centro. Prego, Marzia. Grazie, buongiorno a tutti. Sono lieta di dare il benvenuto ai relatori di scansione della giornata di oggi. Centro Studi 2U, per chi non lo conoscesse, è nato nel 2014 per iniziativa di un gruppo di docenti del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino, interessati ai processi di integrazione europea. Il Centro Studi U promuove con un approccio interdisciplinare attività di ricerca, conferenze, incontri pubblici, pubblicazioni, offre consulenza e formazione avanzata nel campo degli studi sull'Europa moderna e contemporanea, incoraggia la diffusione di tematiche di rilevanza europea nella comunità scientifica e nella società civile. Porto i saluti della nostra Presidente, la professoressa Maria Belluati, e del Presidente onorario, il professor Alberto Morelli, editor della rivista dell'Europa, European and Global Studies Journal, rivista che conta nel suo editorial board molti membri del Centro 2U, tra cui la stessa organizzatrice dell'evento di oggi, la professoressa Tiziana Bertacini, che nel 2019 curò con la professoressa Maria del Rossio Varacas, discussion di oggi, un numero speciale della rivista d'Europa dedicato proprio all'Europa e America Latina. Il Centro 2U segue pertanto con molto interesse l'incontro di oggi, nella consapevolezza che la multiforme identità europea è anche il risultato dell'interazione e dello scambio con realtà e culture anche extraeuropee, ed auspica che l'Italia si faccia promotrice di un rapporto innovativo tra l'Unione Europea e i paesi latinoamericani. Saranno 2 ore molto intense, lascio pertanto la parola all'organizzatrice dell'evento e auguro buoni lavori. Grazie. Ringrazio Marzia Ponso, ringrazio anch'io il Centro di Studi sull'Europa 2U del nostro Dipartimento, la sua presidentessa Marinella Belluati per la collaborazione e naturalmente Umberto Morelli, fondatore del centro e che ha seguito spesso i nostri lavori sull'America Latina. In particolare ha partecipato proprio alle riunioni del congresso di Torino su Frontiere Comparate, REC Fronteras ed è in uscita un nuovo numero nella rivista che citava Marzia, Idea Europa, che è una rivista che ha sempre fondato Umberto Morelli. Un numero che ho coordinato con Giovanni Finizio, che uscirà a giugno, sulle relazioni fra America Latina ed Europa. L'incontro di oggi, la presentazione del libro Donato Di Santo, Italia e America Latina, storia di un'idea di politica estera, è organizzato anche con il CESPI, Centro di Studi di Politica Internazionale di Roma, che svolge attività di ricerca sui temi di politica internazionale e che promuove anche interessanti iniziative editoriali, come ormai i famosi quaderni, e il volume anche che presentiamo oggi di Donato Di Santo. La nostra collaborazione con il CESPI è data ormai diversi anni, proprio attraverso il seminario permanente di cui è parte l'evento oggi, che è il seminario permanente istituzionale Incontri con l'America Latina, che è stato appunto fondato ormai una decina d'anni fa, proprio nel 2012, il cui accordo si trova attualmente in fase di rinnovo. Ringrazio quindi il CESPI, di cui Piero Fassino è presidente onorario e Donato Di Santo, membro del consiglio direttivo, tutta la direzione del CESPI e in particolare Daniele Frigeri e Dario Conato. Ecco, gli incontri dell'America Latina, giusto per capire un po' qual era il senso di questi seminari, sono nati anche grazie tra l'altro alla partecipazione di Donato e hanno proprio l'obiettivo di strutturare uno spazio critico di dibattito che permetta di far dialogare la comunità accademica, ma anche più in generale gli studiosi, con il mondo politico, per far conoscere i risultati, diciamo, più innovativi delle riflessioni sull'area latinoamericana, destinati ad un pubblico che non sia soltanto il pubblico accademico, ma anche un pubblico, diciamo, più ampio della comunità accademica.
Quindi oggi abbiamo riunito grandi interlocutori politici che hanno anche condensato il loro pensiero in saggi importanti e grazie alla loro presenza riusciamo a far comunicare il mondo accademico italiano, ma non solo italiano, grazie alla presenza della professoressa Maria Del Rossio Baracas, che presenterò dopo, ma che collabora con noi ormai da molti anni. Ecco, due parole per non togliervi troppo tempo sul volume di Donato Di Santo, ripercorre la nascita e lo sviluppo delle conferenze Italia, America Latina e Caraibi, di cui Donato è stato ideatore. Grazie proprio alla sua profonda e ormai pluridecennale conoscenza della regione e alla sua abilità, che io definirei una vera e propria grazia di interlocutore, che riesce ad interagire con le personalità politiche più diverse, ma non solo, ma anche con il mondo delle imprese, col mondo dell'accademia, con la società civile in generale, con il terzo settore e anche grazie alla sua dote di mediatore, possiamo dire, che infatti proprio nel libro racconta il difficile, diciamo, la difficile relazione con la Spagna proprio con la creazione, no, delle conferenze che diventavano un po', diciamo, un concorrente. Ecco, l'antecedente delle conferenze è stato nel 2003, quando si tenne a Milano la 44esima assemblea del Banco Interamericano del Desarrollo, a cui seguì, proprio per il successo che aveva ottenuto, una prima conferenza nazionale sull'America Latina durante il semestre della presidenza italiana all'Unione Europea. Ed era un momento comunque delicato in cui l'allargamento ad est, che era già avvenuto, creava un po' un vuoto verso le altre aree geopolitiche. Quindi all'interno, diciamo, di una politica italiana verso l'America Latina che era stata piuttosto altalenante, con il governo Prodi nel 2006 la regione diventa una priorità della politica estera italiana e Donato Di Santo istituisce appunto queste conferenze Italia, America Latina e sottolineo Caraibi, perché i Caraibi sono un'area importante che invece viene sempre comunque dimenticata. E queste conferenze vogliono essere uno strumento nuovo di politica estera per dare, questo è proprio il punto, direi importante, la continuità istituzionale. Chi non l'avesse percepito, la continuità istituzionale, perché vengono recepite con una legge del 2014 e quindi non più, diciamo, alla mercé delle varie personalità politiche che si succedono, ma uno strumento istituzionale che ha una continuità, che insieme a un altro importante strumento, diciamo, istituzionale, che è l'ILA, cioè l'Istituto Italo-Latinoamericano, che era stato fondato da Fanfani nel 1966, che grazie alla presidenza di Donato nel 2019, 17-19 riceve un nuovo slancio vitale. Ecco, questi due strumenti insieme diventano, hanno le caratteristiche di una vera e propria politica di Stato. E con un aspetto che secondo me da latinoamericanista è importante, cioè il fatto di guardare all'America Latina non più solo come un oggetto, ma soprattutto come un partner alla pari con cui dialogare in una prospettiva di cooperazione e interdipendenza, per recuperare anche l'opportunità, che è un po' un'opportunità, diciamo, che è sempre stata mancata, di fare dell'Italia un ponte con l'Europa e rilanciando quindi l'attenzione europea verso la regione. Ovviamente dietro questo ne parlerà Donato, c'è uno sforzo, un lavoro grandissimo, anche e soprattutto cito appunto le conferenze preparatorie che erano diventate tantissime. E concludo con una frase che Fassino cita nell'introduzione perché secondo me è suggerente e suggestiva. Nel 1911 scriveva Einaudi: "Non si comprende perché l'Italia abbia voluto creare un impero in Africa, quando basta volgere lo sguardo all'Atlantico per scoprire che l'Italia un impero ce l'ha già." Su queste parole lascio la parola a Piero Fassino, che è presente, anche se ovviamente tutti lo conoscono, che ha ricoperto diversi incarichi istituzionali e politici. Come ben sappiamo, è stato anche sindaco della nostra città tra il 2011 e il 2016 e parlamentare dal 1994. Ha dedicato molta parte del suo impegno all'attività internazionale come vice ministro degli esteri con delega agli affari europei, ministro del commercio estero, rappresentante speciale dell'Unione Europea per la Birmania, vicepresidente del Comitato regionale Unione Europea
europea, è stato membro dell'Assemblea parlamentare della NATO, del Consiglio d'Europa e attualmente presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, oltre, come ho già citato, presidente onorario del CESPI. È però anche autore di diversi libri e pubblicazioni, di cui cito solo l'ultima, La rivoluzione e la democrazia, il cammino del Partito Comunista Italiano 1921-1991, pubblicato da Donzelli. E lascio quindi la parola a Piero Fassino. Grazie. Grazie molte di questo invito. Mi scuso se non posso essere in presenza come avevo programmato e avevo concordato con Donato Di Santo, ma oggi dobbiamo approvare in commissione il parere per il documento di programmazione economica che è l'atto iniziale della predisposizione della legge di bilancio e bisogna farlo entro oggi, quindi io sono costretto a stare qui perché allora 13, tra l'altro, quindi tra poco, si riunirà la Commissione per discutere questo parere e liberarlo. Ho naturalmente accolto molto volentieri questo invito, tanto per i rapporti che mi legano a Donato Di Santo. Donato Di Santo, diciamo, io e Donato Di Santo abbiamo lavorato insieme per moltissimi anni, proprio sui temi che sono al centro del libro. Io, tra l'altro, nel mio articolo pubblicato sul libro ricordo anche come è iniziata la nostra collaborazione, come ho scoperto la passione latinoamericana di Donato Di Santo e come poi, diciamo, l'abbiamo coltivata insieme. E certamente Donato Di Santo è forse uno degli uomini politici italiani che conosce meglio e di più l'America Latina. Io ho avuto occasione molte volte, quando abbiamo fatto delle missioni in America Latina insieme, di vedere il grado di conoscenza, di relazioni che Donato Di Santo aveva con l'intero spettro delle forze politiche di ogni paese e con, diciamo, gli esponenti più significativi dei think tank, delle fondazioni culturali, del mondo, diciamo, accademico che più si interessa alle relazioni politiche dell'Italia con l'America Latina e dell'Europa con l'America Latina. Detto questo, e è stato già ricordato, e la ringrazio dalla professoressa, questo breve, diciamo, riferimento a Einaudi, che appunto nel 1911, polemizzando con la guerra italo-turca, nel 1911 la guerra italo-turca per il possesso della Libia e, diciamo, segna l'affermazione di un'ambizione coloniale in Africa dell'Italia, appunto Einaudi scrive, ma non si capisce perché siamo andati a cercare un impero in Africa, quando bastava guardare oltre l'Atlantico per scoprire che un impero ce l'avevamo già, e si riferiva in primo luogo alle grandi correnti demografiche di immigrazione a partire dal 1850 circa e fino ancora agli anni 60 del Novecento hanno caratterizzato le relazioni demografiche tra l'Italia e l'America Latina. Il flusso è stato impressionante e basta, diciamo, guardare alle dimensioni quantitative per rendersene conto: circa il 30% della popolazione argentina ha delle ascendenze italiane, circa il 25% della popolazione brasiliana, ma se ci concentriamo su una città come San Paolo del Brasile, il 50% degli abitanti di San Paolo ha ascendenze italiane, il 25% di ascendenze italiane lo ritroviamo in Venezuela, analogamente ritroviamo forti comunità nell'Uruguay, nel Cile, quindi la presenza italiana in America Latina data da praticamente quasi 2 secoli, ormai dalla metà dell'Ottocento, e diciamo è davvero stata una componente essenziale della crescita, dello sviluppo non solo demografico, ma sociale, economico, politico dell'America Latina. La quantità di uomini politici che hanno, diciamo, ascendenze italiane, che hanno ricoperto o stanno ricoprendo in questo momento ruoli apicali di presidenti, di ministri, di primi ministri è enorme. Insomma, pochi anni fa era primo ministro in Argentina Macri, che viene da una famiglia calabrese che è emigrata 3 generazioni fa in Argentina. Prima ancora in Argentina c'è un ministro dell'economia noto, che era il ministro Cavallo, era di origine italiana. La moglie di Lula
ha dell'ascendenza italiana, tanto è vero che ha la doppia cittadinanza, e si potrebbe continuare, no? Un presidente dell'Uruguay di qualche tempo fa è stato Sanguinetti, che aveva origini italiane, di ascendenze genovesi, e via di questo passo. Quindi il rapporto tra l'Italia e l'America Latina intanto ha radici profonde per queste ragioni. Poi queste ragioni si sono rafforzate con la politica e si sono rafforzate con l'economia. Non c'è dubbio che diciamo, le relazioni di partnership economica che l'Italia ha con i paesi dell'America Latina sono molto ampie, con una particolarità. Pochissimi in Italia sanno che il primo paese dell'America di cultura latina di cui noi siamo partner è il Messico. E non è né l'Argentina né il Brasile. Il volume dell'interscambio economico tra Italia e Messico è superiore alla somma dell'interscambio economico che noi abbiamo con Brasile e Argentina. Ecco, per dire come il nostro rapporto è un rapporto in realtà vasto, che affonda le radici, diciamo, nelle dinamiche demografiche, ma poi si è allargato per ragioni storiche, politiche, economiche a tutto il continente. E noi oggi siamo un partner importante dell'America Latina. Lo siamo in Argentina, per ragioni evidentemente di lungo periodo, grandi gruppi industriali italiani, penso al gruppo Techint per fare un esempio, la Fiat per fare un altro esempio, e tante altre grandi e medie aziende si sono insediate, diciamo, e radicate nell'economia argentina, nell'economia brasiliana, così come nell'economia cilena, uruguaiana. Ci sono delle presenze molto forti, peruviana, ci sono presenze molto forti dell'economia italiana. Non solo. Nel settore energetico, Enel è uno dei più grandi provider energetici del continente, avendo acquisito qualche anno fa il gruppo spagnolo Endesa e avendolo incorporato nel gruppo Enel. Attraverso questa acquisizione, Enel è diventato uno dei grandi provider energetici del continente. Quindi noi abbiamo un rapporto, diciamo, forte, radicato, largo con l'America Latina, e siamo, insieme alla Spagna e al Portogallo per ciò che riguarda le sue relazioni col Brasile, l'altro paese insieme alla Spagna che ha, diciamo, relazioni molto forti. Naturalmente la Spagna ha relazioni che affondano le radici nella dominazione coloniale spagnola del continente, e quindi diciamo, sono radici che hanno almeno 6 secoli di storia, quindi figuriamoci. E quindi il rapporto è molto forte, poi questo è cementato dalla comunità linguistica, evidentemente. Però, diciamo, l'altro paese a fianco della Spagna che ha relazioni storiche, culturali, politiche, economiche forti è l'Italia. Poi naturalmente sono presenti la Germania, la Francia, l'America Latina, è un grande continente che offre gigantesche opportunità di investimenti, di interscambio, di crescita, di sviluppo, e quindi ogni paese non può non misurarsi con quel continente, ma noi siamo certamente in una posizione molto forte e radicata, che non sempre però, ecco, torna anche oggi la frase di Einaudi, di cui non sempre siamo consapevoli e che non sempre coltiviamo cogliendo tutte le opportunità e tutte le possibilità che il continente latinoamericano ci offre. Questo vale per l'Italia, ma vale per l'Europa. Il principale partner economico commerciale dell'America Latina oggi è l'Unione Europea. L'America Latina, peraltro, persegue, come tutti sappiamo, processi di integrazione sovranazionale significativi, dal Mercosur, che nacque esattamente assumendo l'Unione Europea come riferimento e come esperienza a cui riferire l'integrazione tra Argentina, Uruguay, Brasile e Paraguay, ma poi l'Unione Sudamericana, anche se è una forma molto più, diciamo, più debole di cooperazione più che di integrazione del continente. Pensiamo al ruolo che il Messico ha in quello che è stato il NAFTA e il nuovo NAFTA che è stato rinegoziato, come sappiamo, sotto la presidenza Trump qualche tempo fa. Diciamo, tutte le, anche l'America Centrale è interessata da processi di integrazione tra i paesi dell'America Centrale, sono più processi di cooperazione che di integrazione, ma tuttavia quello che conta è che tutta l'America Latina muove nella direzione di costruire delle istituzioni
di natura sovranazionale, perché coglie, come tutti ormai cogliamo, che nel mondo della globalizzazione la dimensione nazionale-statale è insopprimibile, ma non è sufficiente da sola, e quindi c'è la necessità sempre di più, tanto più per paesi di piccole o medie dimensioni, di trovare diciamo, sedi sovranazionali più di integrazione o di cooperazione che consentano appunto di cogliere meglio tutte le opportunità che il mercato globale offre. Quindi l'America Latina è un grande partner per l'Italia, un grande partner per l'Unione Europea. E guardate, vi do anche una chiave di lettura che in genere non è usuale. Spesso torna nel dibattito politologico, anzi è una costante, il carattere strategico del rapporto transatlantico. Bene, quando si usa questa espressione, il rapporto transatlantico, in genere si pensa al rapporto tra l'Europa, gli Stati Uniti e il Canada. No, il rapporto transatlantico deve essere capace di guardare a tutto ciò che sta al di là dell'Atlantico. Al di là dell'Atlantico ci sta il Nord America, ovviamente con la centralità prioritaria che ha il Nord America e gli Stati Uniti, ma poi ci sta tutto il continente che affaccia sull'Atlantico, e il rapporto transatlantico noi dobbiamo concepirlo sempre di più, sia tra Italia e il continente, sia tra Unione Europea e il continente, nella sua interezza, nella sua totalità, e quindi anche innovare, diciamo, l'approccio culturale, politico e anche perfino lessicale, anche nel linguaggio. Rapporto transatlantico significa fare i conti con tutto ciò che sta dall'altra parte dell'Atlantico. Gli Stati Uniti e il Canada, naturalmente, a cui siamo legati poi in modo particolare per ragioni storiche, politiche, di sicurezza, a partire dal legame che abbiamo nella NATO, ma poi c'è tutto il resto che si affaccia sull'Atlantico, che appunto è quell'America centrale, quell'America meridionale, che rappresenta un elemento fondamentale. Peraltro, come sappiamo, l'Unione Europea sta negoziando da tempo l'accordo di libero scambio con il Mercosur. Quando questo accordo sia arrivato a conclusione, e sappiamo che non è un negoziato semplice per molte ragioni, perché per esempio tutta la materia delle produzioni agricole è molto complessa nel trovare punti di intesa e di incontro tra l'Europa e i paesi sudamericani, quando sia completato l'accordo tra Unione Europea e Mercosur, quella sarà la più grande area di libero scambio nel mondo. Non solo, quando sia, noi stiamo parlando adesso di questo accordo, ma tenete conto che oggi l'Unione Europea ha 29 accordi di varia natura di cooperazione e anche di libero scambio. Col Messico c'è un accordo di libero scambio, con il Cile c'è un accordo di libero scambio, con altri paesi ci sono accordi di rapporti a tariffe preferenziali e via di questo passo, ma c'è già una griglia, una rete di rapporti tra l'Unione Europea e l'America Latina molto intensa e molto larga, che quindi dice che a maggior ragione noi abbiamo il dovere di spingere premere per un salto di qualità ulteriore nel rapporto tra l'America Latina e l'Unione Europea, e l'Italia, insieme alla Spagna ovviamente, ha in questa strategia una funzione, come dire, di avanguardia, una funzione di traino, una funzione di guida appunto per le relazioni che il nostro paese ha. E infine non ignoriamo che nel mondo globale anche l'America Latina ormai si colloca. Il BRIC, questo acronimo che significa Brasile, India, Cina, Russia, che sono le quattro potenze emergenti dell'economia globale, appunto comprende il Brasile. La proiezione cinese su scala globale guarda l'America Latina in modo significativo e c'è una presenza crescente della Cina in America Latina, non solo sulla costa pacifica. Chiunque vada in Cile constata una presenza, o in Perù, constata una presenza cinese rilevantissima, data appunto dal fatto che c'è, come dire, una comunanza di appartenenza all'area pacifica, ma anche in Brasile, anche in Argentina, anche in altri paesi c'è ormai una presenza cinese, indiana, russa, turca, significativa, cioè quelli che sono i grandi player dell'economia globale o anche medi player, perché la Turchia
che ovviamente non è paragonabile né all'Argentina, Sì, né, chiaro. scusate, né alla Cina, né alla Russia o agli Stati Uniti, però ha una proiezione ormai globale che la porta a guardare anche a quei mercati. Per non parlare invece poi del fatto che i paesi latinoamericani, alcuni in particolare, il Brasile, sviluppano una politica africana, no? In omaggio alla lusofonia, il Brasile ha intensi rapporti con l'Angola, con il Mozambico, che diciamo, lo portano ad avere una strategia appunto di proiezione nel continente africano. Quindi, come vedete, gli intrecci sono moltissimi. E quindi io penso che noi dobbiamo guardare all'America Latina come un protagonista fondamentale del mondo globale di oggi e quindi coltivare ogni tipo di relazione possibile. Chiudo dicendo che, come è stato già detto, noi abbiamo poi due strumenti come Italia molto preziosi. Uno è l'ILA, che è come sapete, è una forma assolutamente inedita e unica di istituzione. Sovranazionale nel mondo, è costruita come una specie di ONU dell'America Latina. Tutte le forme istituzionali necessarie, con la partecipazione istituzionale di tutti i governi, con diciamo, tutte le caratteristiche di una grande istituzione sovranazionale, voluta dall'Italia, è stato ricordato, voluta da una grande intuizione di Fanfani quando era ministro degli esteri, costruita e guidata dall'Italia, la sua sede è in Italia, ed è uno strumento preziosissimo. E di cui tra l'altro Donato Di Santo è stato per un periodo anche segretario generale. E l'altra sono le conferenze biennali Italia-America Latina, di cui ancora una volta Donato Di Santo è stato un protagonista per essere stato il segretario per parecchie edizioni. E questi due strumenti sono fondamentali e noi li dobbiamo sviluppare in modo molto intenso. In questa chiave, siccome sono presidente della Commissione Esteri, c'è anche un volet parlamentare molto prezioso e noi stiamo sviluppando, diciamo, relazioni sia bilaterali sia multilaterali con le commissioni esteri dei parlamenti latinoamericani e proprio la prossima settimana sarà in audizione da noi a Roma la segretaria generale, ambasciatrice Cavallari, la segretaria generale dell'ILA per discutere i seguiti dell'ultima conferenza bilaterale Italia-America Latina e diciamo come sul piano parlamentare noi diamo corso a questi seguiti. Ecco, ho finito e chiedo scusa se mi sono dilungato più di quello che volevo, per dire quanto sia importante tutto questo e quanto tutto questo abbia avuto un protagonista e continuerà ad avere un protagonista fondamentale in Donato Di Santo. Grazie. Ringraziamo Piero Fassino per questo interessante intervento. E per averci ricordato l'importanza dell'America Latina, no? Nelle relazioni che abbiamo con l'America Latina e anche questa proiezione che forse viene un po' dimenticata, cioè sullo scenario internazionale e sul multilateralismo. E ovviamente i due strumenti di cui parleremo poi approfondiremo con Donato. E anche questo direi che non è affatto scontato perché forse avrebbero bisogno di essere conosciuti maggiormente. Però adesso vi presento la professoressa Maria del Rocío Barajas, che è appunto professoressa e direttrice del Dipartimento di Studi Sociali del Collegio della Frontera Norte, con sede in Tijuana. È un istituto universitario di alta specializzazione che si occupa particolarmente di studi relativi alle frontiere. È dottoressa in scienze sociali con specialità in economia politica internazionale e studios regionales presso l'Università della California. È specializzata in studi socio-economici, in particolare integrazione economica, cooperazione trasfrontaliera e sviluppo regionale. Ha fondato con Marco Belingeri la Rete Internazionale di Investigazione sobre Fronteras Comparadas, Rec Fronteras, e adesso si trova appunto in visiting presso il nostro dipartimento. È stata coordinatrice di diversi progetti, fra cui anche l'ultimo, che è un importante progetto internazionale finanziato da CONASIT con la rete Rec Fronteras, che si intitola Las Fronteras en el siglo XXI, integración, desintegración, defronterización, refronterización, cooperación y conflicto. Non citerò di ognuno di voi tutte le pubblicazioni perché ovviamente avete dei
dei curriculum lunghissimi tutti, quindi di Maria del Rossio citerò, anche se è già stata citata, una che è stata frutto della collaborazione fra le nostre istituzioni e appunto del congresso di Torino, che era Asia Nuevas Fronteras, Europa e America Latina entre Nuevas y Viejas Fronteras, pubblicato come numero speciale della rivista di De Europa. E poi la coordinazione nel 2020 del libro La frontera Messico-Guatemala, governanza transfronteriza para el desarrollo. E lascio subito la parola a Maria del Rossio. Gracias, buenos días, buongiorno. Me voy a permitir leer un documento que he preparado para esta presentación. Primeramente quiero agradecer a la profesora Cristina Pedrini por la organización de este panel y la invitación a presentar este libro que resume no solo el proceso de construcción de política externa de Italia hacia América Latina, sino también resume su apoyo singular que Italia ha hecho en pro de la defensa de las luchas por la democracia en esos países. También agradezco al autor de este libro, Donaldo Pisano, por haberse tomado el tiempo de escribir esta memoria y compartir sus reflexiones sobre los diferentes esfuerzos que diferentes actores políticos italianos han desarrollado para construir lo que define como las relaciones estratégicas de Italia con los actores clave en los diferentes países de América Latina. Como mexicana y latinoamericana, considero que este libro constituye un valioso recurso para entender no solo los esfuerzos que se han llevado a cabo para crear múltiples estrategias de acercamiento y cooperación a través de la política exterior con América Latina, en ámbitos tan diversos como la diplomacia, la cultura, las relaciones políticas y económicas. El libro también recupera la experiencia no siempre reconocida de luchadores políticos y sociales que estuvieron atentos a lo que sucedía en América Latina en sus años más complejos, con el inicio de las dictaduras en América Latina y las luchas de los movimientos libertarios en América Central y Cono Sur. Ya que no podría entenderse la construcción del andamiaje de colaboración institucional con América Latina sin el reconocimiento del papel de dichos actores de la sociedad italiana en la defensa de la democracia y la lucha por la igualdad de nuestros países. En lo personal, fue un placer leer esta obra y constatar que el autor de la misma lo ha escrito buscando alejarse, igual que los otros colegas que participan, de una perspectiva eurocentrista, reconociendo que también en los diferentes países de América Latina se han desarrollado luchas importantes por la democracia, la libertad y el desarrollo de los pueblos. En pocas ocasiones tenemos la oportunidad de tener en nuestras manos el detalle del desarrollo histórico de un esfuerzo institucional de política exterior que denota primero una gran tenacidad de ciertos actores políticos, incluyendo el autor de este libro, para posicionar una política de largo plazo hacia América Latina. No me puedo imaginar el esfuerzo que ello debió de representar para quienes empujaron las diversas iniciativas que fueron conformando esa política exterior en donde debían interactuar la diversidad de países de la América Latina con la diversidad de modelos políticos económicos que cada país representaba. Ayer por la mañana, dirigí una pequeña clase con la doctora Bertaccini. Discutíamos que los procesos de cooperación son más que una concesión de nuestros tiempos. Representan una necesidad obligada para hacer de este mundo un mundo mejor. Por lo que desde mi humilde posición de profesora universitaria, agradezco y reconozco esas ideas de democracia y desarrollo que se empujaron desde estos confines en el ámbito institucional y que se han alimentado desde espacios universitarios como este, han tenido un impacto en nuestros países de América Latina. Pero a través de empujar distintas iniciativas de cooperación, ya sea para fortalecer las democracias, ya sea para darle sentido
a esta interdependencia entre países que busca romper con las asimetrías, que como en nuestro caso, donde fue el colonialismo, también fuimos expuestos en distintos momentos y de diversas formas. Es bien cierto que para varios países de América Latina, nuestro mayor vínculo con Europa había sido España y Portugal, que se mencionaba anteriormente y se menciona en México. Y que por lógica, ahora en nuestra etapa de independencia, nuestra cercanía ha venido no solo por la lengua, sino también por la cultura y algunos hechos históricos que han marcado nuestra cercanía. Ya se mencionaba la cantidad de población italiana que vive en nuestros países. Celebro que a través del diálogo, el ejercicio político y la tenacidad de la Italia se hayan podido sortear los derechos de paternidad que reclaman España sobre América Latina. Y sobre todo, que hayan tenido la capacidad de proponer discusiones y acciones que sin duda permitieron que nuestros países confrontaran sus propias visiones sobre el avance y retrocesos en la construcción de democracia, el papel de la ley electoral, la ciudadanización, la vía de crecimiento económico y el desarrollo para salir de la pobreza, particularmente en el caso de los países de América Central y del Caribe, como bien dice la doctora Berta Chini. Pero el libro también nos pone de cara ante una parte de esa historia de la política exterior, que en su momento se entrecruzó y entrecruzó con la fuerza del fenómeno de la globalización y el neoliberalismo económico, así como con sus promesas de bienestar para todas las sociedades. Sin duda, para los países de América Latina, las últimas décadas del siglo XX e inicio del siglo XXI representaron un periodo de la alta conflictividad en relación con el poder, el poder fáctico, para imponer un modelo de crecimiento económico basado fundamentalmente en ese neoliberalismo. Él fue aplazado por la mayor parte del gobierno de América Latina como recetas que por sí solas darían por resultado el desarrollo prometido. Sin duda, la creación de instancias que como la Organización Internacional Latinoamericana y el Organismo Intergubernamental creado en los años de 1960 fueron una importante plataforma para generar múltiples espacios de discusión y diálogo que nos relata con cuidadoso detalle Donato Lizardo en su libro y que permitieron que este organismo tuviese un papel muy importante primero en las reuniones de alto nivel para discutir temas de la diplomacia en América Latina, el impulso en 2015 y 2017 en los foros parlamentarios Italo-Latinoamérica, el IBE como observador en 2018 de las relaciones ministeriales Nueva Europea CELAC y desde el 2017 como promotor del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030. Estos distintos diálogos permitieron discusiones comprensivas sobre los dos temas centrales de nuestras sociedades, demografía y desarrollo. En lo personal, esto representa una de las mayores contribuciones de estos espacios de diálogo y discusión creados desde las instancias institucionales de diálogo. Solo para finalizar, diría que hoy corren nuevos vientos en varios países de América Latina y el Caribe. Estamos ante intentos importantes por poner en práctica políticas públicas que formen parte de un modelo de desarrollo que está poniendo por delante a las personas y la búsqueda de su bienestar. Pero ello también requiere verse acompañado de prácticas democráticas que aseguren que ese modelo pueda ser sustentable. En ese contexto, el acompañamiento que desde países como Italia se hizo en el pasado parece que hoy son urgentes de recuperar. Muchas gracias. Ringraziamo Maria del Rossio Barajas per l'interessante esposizione e per mettere già in alcuni punti in luce, per esempio, lo sforzo di politica estera con la diversità dei paesi dell'America Latina e con modelli politici veramente molto diversi fra loro.
anche l'importanza dell'impatto delle attività, anche le nostre piccole accademiche, che secondo lei hanno poi un impatto in America Latina, no? Per la cooperazione, ma anche per cercare di superare in qualche modo le asimmetrie. E l'altro punto, di cui penso che parlerà poi anche eventualmente Donato, è appunto la relazione anche con la Spagna nell'ambito europeo. Quindi lascio adesso la parola a Fulvia Zega, che è dottoressa di ricerca in studi americani presso l'Università di Roma III, è ricercatrice in storia e istituzioni delle Americhe presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell'Università degli Studi di Genova, è stata visiting professor in diverse università brasiliane, tra cui quella di San Paolo, USP, e l'Università Federale Fluminense. I suoi studi si concentrano soprattutto su aspetti politici e culturali delle relazioni fra i totalitarismi europei e i primi populismi latinoamericani, l'antisemitismo nel Cono Sud e anche studi di cultura visuale come fonte per la storia politica latinoamericana. Tra le sue ultime pubblicazioni cito Il mondo sotto la svastica, emigrazioni e politiche in Argentina e Brasile, 1930-1960, pubblicato da Aracne nel 2018. Prego, Fulvia. Grazie, intanto ringrazio Cristiana Bertacini per l'invito alla presentazione di oggi. Quello che ho trovato un interessantissimo volume, io cercherò di essere breve per poi lasciare spazio all'autore. E soprattutto spero alla nascita di un dibattito all'interno del pubblico, che partirei da una riflessione che in realtà mi è nata ieri sera nel sentire insomma, dichiarare Donato Di Santo, ovviamente è l'autore del libro, che non si tratta di un testo sull'America Latina. Chiaramente, nel senso, non è un testo sull'America Latina, è il racconto delle relazioni tra l'Italia e l'America Latina, e anche la memoria con rispetto. Ora, però, tuttavia, mi sento di dire che il testo che in realtà, idealmente e praticamente, copre un arco temporale assai più ampio rispetto a quello no, della costruzione delle conferenze, riesce a sollevare, come è stato già essenzialmente detto da chi mi ha preceduto, una serie di tematiche che sono fondamentali per la comprensione, da un lato, dei rapporti tra l'Italia e l'America Latina e, dall'altro lato, per comprendere quelli che sono i nodi centrali dei processi che hanno attraversato l'America Latina, sicuramente per quanto riguarda il XX e il XXI secolo. E su alcuni di questi processi vorrei essenzialmente portare l'attenzione anche per rimanere un po' più legata a quelle che sono le mie competenze di studiosa che insomma si chiedono. Come avete sentito, più verso gli studi storici classici potremmo riferire, no? E alcuni, e sicuramente due temi che mi preme sottolineare e che conducono il lettore ad una riflessione necessaria per comprendere lo scenario latinoamericano sono il concetto, come ha detto la relatrice che mi ha concesso di democrazia, no? Io ho trovato interessante questa puntualizzazione, per esempio, che nelle prime relazioni che hanno intercorso l'Italia con alcuni paesi latinoamericani nel post-dittature militari si inserisse la clausola democratica, cioè la clausola di necessità di incontrare la democrazia nei paesi latinoamericani, con una necessità ad oggi, secondo me, ancora incipiente, che è quella di una riflessione su che cosa sia in realtà la democrazia
cosa si chiama democrazia in America Latina, in uno sforzo, che è quello dell'autore, di rompere con un aspetto eurocentrico di analisi di questa categoria, che molto spesso viene interpretata con delle categorie che sono proprie, che sono distanti, diciamo così, dalla realtà latinoamericana, no? Dove esiste sicuramente una mancanza di democrazia evidente, come quella delle dittature militari, ma esiste anche una mancanza di democrazia dove invece, in molti luoghi, dove la democrazia noi ci aspetteremo invece di incontrarla, perché nominalmente no, esiste. Un altro punto fondamentale è la questione dello sviluppo. La questione dello sviluppo, che secondo me è considerata di una forma assai interessante, perché vede una considerazione variegata e sfaccettata rispetto a quello che è la diversità di quell'enorme spazio geografico che noi consideriamo l'America Latina, che chiaramente non può essere considerato ma come un monolita, ma che chiaramente evidenzia all'interno di questo spazio geografico delle differenze fondamentali, non solo a livello nazionale, ma anche a livello interno, rispetto a quelli che sono i singoli paesi, no? Perché esiste un problema di integrazione sia a livello di area latinoamericana tra i vari paesi, ma esiste anche un problema di integrazione interno ai singoli paesi, dove chiaramente alcuni, no? Così, tutti, sicuramente quelli di cui mi occupo io, sicuramente il Brasile, vede una mancanza di integrazione tra le parti che costituiscono lo stesso paese. E quindi questo. Un'altra questione su cui mi vorrei soffermare, che io ho apprezzato particolarmente e che è stata in parte già citata, è questo tentativo, ben riuscito a mio avviso, di superare una retorica classica, che è la retorica migratoria, cioè il fatto di considerare la possibilità, diciamola così, utilizzando il termine, di un impero italiano in America Latina, facendolo passare solo ed esclusivamente attraverso a quella che potremmo definire un'epopea della migrazione, che da questo lato dell'oceano viene sicuramente ingigantita e viene sicuramente considerata non attraverso una lettura, diciamo, imparziale. Questo volume ha il pregio di porre l'accento su altri canali, che non sono solo ed esclusivamente quelli migratori, anche perché se fossero solo quelli migratori, noi non parleremo delle relazioni tra Italia e America Latina, ma parleremo delle relazioni tra Italia e i paesi ad alta vocazione migratoria. Un esempio del Messico, che è stato citato in precedenza, e delle relazioni economiche che ci sono tra Italia e Messico, sono uno di questi esempi, essendo il Messico chiaramente non un paese ad alta vocazione migratoria. In questo senso mi piace una definizione che il presidente Mattarella ha fatto in sua introduzione, mi piace una parola, che è quella di apripista, nel senso che anche le conclusioni del testo che si aprono al futuro, cioè riprendono questo concetto di apripista, cioè di un cammino verso che ci auguriamo non dipenda nel futuro più esclusivamente da esempi di umanità illuminata, no? Cioè noi quando parliamo della fondazione dell'INDA parliamo di una figura, dal punto di vista abbiamo detto che l'avrei detto, perché era Fanfani, no? Fanfani, e il suo periodo passato in Brasile negli
ambientalità. Parlando di migrazione, io non so quanto il pubblico conosca il periodo, io mi ho dedicato da una parte alla mia vita accademica, quindi diciamo, parliamo del 1938 e parliamo di Porto Alegre, cioè uno dei luoghi del Brasile dove sicuramente in quel momento si trovava una delle maggiori concentrazioni della collettività italiana. E parliamo di un momento nel quale Getúlio Vargas, presidente brasiliano, aveva appena emanato tutta una serie di leggi antimigratorie, le leggi di nazionalizzazione. E pensiamo alla suggestione che Fanfani può aver avuto in questo momento mentre attraversava l'Accademia brasiliana e di Porto Alegre. Cioè, quindi la nasce da una suggestione di Fanfani, probabilmente da una prima suggestione dal Brasile, e questo Donato Di Stanzo ci fa vedere come i vari passaggi nella costruzione delle relazioni spesso dipendono da menti illuminate interessate alla verità. Noi chiaramente, come studiosi di quelle aree, ci auguriamo che in un futuro ciò non dipenda più esclusivamente dal singolo, ma che si crei una struttura, no, un interesse costante che possa superare, come in questi esempi, le diversità politiche, ma soprattutto l'interesse che quell'uomo meraviglioso dell'America Latina genera sicuramente noi giovani. Io vi ringrazio. Grazie. Grazie anche a Puglia Zega per le interessanti riflessioni. Beh, uno lo strumento ce l'ha già donato, per questo ho scritto il libro, affinché ci sia questa continuità. Beh, non posso riprendere tutti i punti perché sono tantissimi anche nel tuo caso, ma uno lo citerei: la rottura della visione eurocentrica, con cui parlavamo con Chiara Evangelista in alcuni ultimi interventi che abbiamo fatto di questi anni 70, in cui si tentava di rompere questa visione eurocentrica, no, dell'America Latina. Poi ovviamente la diversità dell'America Latina, come sempre diciamo, frammentate anche al loro interno. È il concetto di democrazia, come tutti gli altri concetti politici, che noi non possiamo intendere pensando ai nostri riferimenti, no, culturali, politici, eccetera, eccetera, ma bisogna dotarsi di altri strumenti. E vi presento l'ultimo relatore, Giovanni Finizio. Professor Finizio insegna politica estera dell'Unione Europea all'Università di Torino e insegna anche processo di integrazione regionale comparados y Estado-Nación, nazionalismo e cosmopolitismo alla Università Nacional de 3 de Febrero de Buenos Aires. È direttore di un programma internazionale sull'Europa Region Europe, che appunto si occupa del ruolo dell'Europa nel mondo, e coordinatore di un altro importante programma che è Region Latinoamericana, programma tra l'Università di Torino e Unitres Tref di Buenos Aires, sui processi di integrazione regionali nella regione e anche sulle relazioni con l'Europa. I suoi interessi di ricerca riguardano la politica estera dell'Unione Europea, il regionalismo comparato con particolare riferimento all'integrazione in Africa, storia delle organizzazioni internazionali con particolare riferimento alle Nazioni Unite. Tra le sue pubblicazioni cito una che ha coordinato con Marinella Belluati, Paolo Caraffini e Filippo Maria Giordano il Parlamento Europeo e le sue sfide, e l'altra l'Africa Sopranazionale, storie e istituzioni del regionalismo africano. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie naturalmente a Tiziana per l'invito e perché mi ha dato la possibilità di scoprire un mondo nuovo, diciamo, cioè, nel senso che di scoprire una storia di successo della politica estera italiana. Io non sono un esperto, quindi io non sono un esperto
di orchestra italiana, men che meno di relazioni tra Italia e America Latina. Quindi leggere questo libro mi ha dato la possibilità, ecco, di scoprire questa storia della politica estera italiana e di ragionarci un po' su, collocandola nel quadro, in un quadro che è un attimo più agevole per me, no? Cioè più, non è che è quello della politica estera dell'Unione Europea. Quindi io quello che faccio è proporvi alcune riflessioni che, e alcune impressioni che mi sono sovvenute, ecco, dalla lettura di questo libro. E la prima impressione, la prima reazione che ho avuto leggendo questo libro è, diciamo, forse anche la più generale, la più banale, eccetera, eccetera, ma che, non so, trovo interessante alla luce di quello che sta succedendo in questi giorni. Cioè, nella politica internazionale e nella politica estera di un paese, le persone contano. Cioè, questo libro è praticamente costruisce una storia di politica estera e con dei protagonisti in carne e ossa, uno dei quali, naturalmente, uno dei principali è appunto è Donato Di Santo, ma tutta una serie di altri protagonisti e che si sono formati, che sono esponenti, sono stati e sono esponenti della classe politica italiana, si sono formati all'interno dei partiti politici italiani e persone che, da quello che emerge da questo libro, hanno manifestato competenze e passione. Ora, questo discorso, naturalmente, questo potrebbe sembrare un esercizio di piaggeria, a un certo punto di vista, no? Nei confronti di questo libro. Ma in realtà non è così. In realtà non è così perché, innanzitutto, il tema del fatto che le persone contano, oggi stiamo facendo il pieno di geopolitica, no? In questi momenti. Quindi, sembra che la politica internazionale debba obbedire a delle leggi ferree e inesorabili che hanno a che fare con linee rosse, confini, geografia, potere economico, eccetera, eccetera. Bene, le persone comprano, quindi i protagonisti della politica. Quindi le persone con i loro bagagli e le loro competenze contano molto per la politica essere un paese e il ruolo che un paese può giocare, nel nostro caso, nell'Unione Europea e anche nel mondo. Ora, questo discorso può sembrare, da un certo punto di vista, ovvio, però pone un problema, una questione, che è quella della selezione della classe politica e della classe dirigente. E in Italia, diciamo, da un certo punto di vista, abbiamo ancora dei passi da fare, no? Da questo punto di vista. A me è sempre in mente, quando penso a questo, al fatto che l'Italia ha per moltissimo tempo sottostimato il ruolo del Parlamento europeo, ad esempio, diciamo, non soltanto come consesso fondamentale della politica nazionale e della politica europea. E quindi ha sottostimato, in qualche modo, insomma, la necessità di avere un processo di selezione delle candidature come si deve per giocare un ruolo all'interno del Parlamento. Questo, per dire, questa è una questione che è strettamente legata a questa osservazione che è venuta chiaramente leggendo questo libro, proprio perché questo libro si basa invece su competenze, però c'è un altro discorso, chiaramente questo tema delle competenze della classe politica, eccetera, eccetera, è posta in tutt'altre, è stata posta in questi ultimi libri in tutt'altro modo, in certi ambienti e così. Cioè, il tema della competenza è stato messo, e insomma, la rilevanza della competenza è stata messa in dubbio, no? Nel contesto politico, sui temi della rappresentanza politica, eccetera, eccetera. Quindi, questo invece conta molto, e da qui emerge, e da questo emerge. Secondo punto. Seconda impressione, constatazione. Questa storia è una storia di europeizzazione dell'interesse nazionale, o quantomeno tentativo di europeizzazione dell'interesse nazionale. E che ha a che fare con la capacità da parte di un paese di far diventare delle proprie priorità di politica estera delle priorità per l'Europa e per la politica estera dell'Unione Europea.
Questo è particolarmente importante. Allora, prima di tutto, questa è un'operazione che non è da tutti. Nel senso che affinché uno Stato riesca in questa operazione, c'è bisogno, primo, che sia in grado di giocare delle carte di credibilità e di serietà nella politica europea, in Europa e anche al di fuori dell'Europa. E ci vogliono anche delle condizioni di stabilità politica all'interno di un paese perché possa giocare questo, ci vuole visione e ci vuole uno sforzo da parte del paese in questione, un tentativo di coniugare, di mettere insieme, di rendere funzionali il tema dell'interesse nazionale con la costruzione di un vero e proprio interesse europeo nelle relazioni internazionali. Questo è particolarmente importante perché nel bene e nel male la politica estera dell'Unione Europea è avanzata in questo modo, molto spesso. Se noi prendiamo, ad esempio, l'interesse dell'Europa per l'Africa subsahariana, cosa ci vengono in mente? Regno Unito, Francia. Prendiamo la sponda sud del Mediterraneo, soprattutto Francia. Prendiamo tutto il tema dell'allargamento, posizione verso l'est, relazioni con i paesi dell'Europa centrale orientale, cosa viene in mente? Germania. I paesi che sono riusciti a europeizzare delle proprie priorità nazionali, facendo diventare una priorità per l'Europa. E l'Italia ha avuto, a mio avviso, delle difficoltà in fare questo. Ha avuto delle difficoltà e uno dei, o comunque si è lasciata scappare, delle occasioni molto importanti da questo punto di vista. Io qua propongo un tema che secondo me lo dico più nostra, ed è quello del governo nelle relazioni. Cioè, l'Italia aveva tutto negli anni 90, no? All'epoca, già all'epoca ricordate, no? Andate in Platone degli anni 90, si parlava di invasione, no? Dei Balcani, dell'Albania, eccetera, eccetera. L'Italia, superata quella crisi, no? Avrebbe potuto sforzarsi, avrebbe potuto tentare di europeizzare questa propria priorità, portando, ad esempio, alla costruzione di un sistema comune di governo delle migrazioni, non necessariamente in chiave difensiva, in chiave di governo delle migrazioni, che è una cosa diversa, no? Chiaramente poi, quando scoppiano le crisi, la crisi del 2015, quelle crisi dei rifugiati, e quindi ci sono naturalmente tutte le logiche centrifughe che sono dominate all'interno della solidarietà europea, eccetera, tu non lo puoi più fare, cioè, non puoi a questo punto dire, no, noi dobbiamo europeizzare in questo momento in cui c'è la crisi, eccetera, eccetera, no? Quindi, questo dimostra che riuscire a fare un'operazione di questo genere implica uno sguardo lungo, uno sguardo strategico, no? Da parte del paese in questione. Benissimo, l'Italia, questa è una testimonianza del fatto che l'Italia abbia tentato di fare questo con l'America Latina. E, diciamo, affiancandosi, ma anche precedendo, paesi a cui il dottor Di Sandro lo dice chiaramente, è stata appantata di fatto la politica estera europea nei confronti dell'America Latina, che cioè Spagna e Portogallo. L'Italia è andata prima da questo punto di vista, perché menzionava prima la collega, la, diciamo, Fanfani, no? Quindi l'epoca di Fanfani, negli anni 60, sostanzialmente, lì c'è stato il primo momento in cui l'Italia ha spinto l'Europa a costruire delle relazioni con le maritime. Il primo momento che c'è stato questo, mi pare che sia del 68, pare che sia del 68, il primo rapporto della Commissione europea al Consiglio sulle relazioni tra l'Europa e l'America Latina. Va bene? E questo è avvenuto su chiaro impulso italiano di quel periodo, chiaro impulso italiano. Quindi questo ha preceduto, diciamo, l'avvento della Spagna e Portogallo, l'ingresso della Spagna e Portogallo all'interno dell'Unione Europea, e così via, così via. Quando poi sono arrivati in Spagna e Portogallo, l'Italia si è affiancata a Spagna e Portogallo, di fatto contribuendo alla globalizzazione della politica estera dell'Unione Europea, dagli anni 90 in poi, dagli anni 2000 e così via. Cioè, la manifestazione di interessi da parte dell'Unione Europea nei confronti delle più diverse regioni del mondo. In un contesto in cui naturalmente si è andato dagli anni 90, questo sarebbe venuto 2004-2007, verso l'allargamento. No? Questo allargamento di fatto ha portato tutta una serie di paesi all'interno dell'Unione Europea che non erano interessati per la maggior parte alle relazioni con l'Unione Europea. In un contesto come questo,
in cui ci sono 28 paesi, forse diventa 27, tutto quello che si vuole, buona parte dei quali non hanno interesse nelle relazioni con l'America Latina, ancora di più si dimostra quanto sia velleitario, quanto sia insufficiente, inefficace, a portare l'intera politica alla Spagna per Portogallo. Beh, l'Italia ha tentato di svolgere un proprio ruolo in questo, portando delle proprie specificità. La prima specificità era che l'Italia, a differenza dei paesi che abbiamo menzionato, cioè Francia, Regno Unito, in altri ambiti, Spagna e Portogallo, con riferimento all'America Latina non aveva eredità coloniale. Quindi questo ha reso più libera l'Italia, più credibile l'Italia rispetto, diciamo, anche ai suoi obiettivi, eccetera, eccetera. Secondo, l'Italia è un'altra caratteristica, un paese tradizionalmente e profondamente europeista. Quindi l'Italia ha portato, quello si vede chiaramente, no? Da tutti i lavori che sono stati, i lavori preparatori, poi i lavori delle conferenze che sono descritti, eccetera, eccetera, che l'Italia ha affrontato questo tipo di esperienza con il chiaro tentativo, almeno ci appare, di coniugare interessi nazionali con il rafforzamento e il rilancio di relazioni autenticamente regionali tra l'Unione Europea e l'America Latina, e contribuendo anche al rafforzamento dei processi di integrazione in America Latina. Ora, questa convergenza, tra approccio italiano e approccio e funzionalità dell'approccio italiano, tutta la questione rispetto rispetto all'approccio europeo, si vede in tante cose. Prendete per esempio lo schema di questi dialoghi multidimensionali e multilivello, no? Quindi schemi di dialogo con i paesi dell'America Latina che avvengono a livello di società civile, a livello di attori economici, a livello interparlamentare, è stato ricordato prima, a livello di enti locali e così via, e così via. Questa è una tipica specificità del governo. Non c'è nessun altro attore internazionale che affronta le relazioni internazionali in questo modo. Secondo, temi sul tavolo. Allora, emerge chiaramente anche qui che ci sono temi chiaramente specifici che sono utili nelle relazioni, no? Utili, rilevanti nelle relazioni tra l'Italia e alcuni paesi dell'America Latina, eccetera, eccetera. Ma ci sono dei temi che riguardano sostegno alla democrazia, diritti umani, Stato di diritto, rafforzamento della global governance e dell'ordine internazionale, riforma delle architetture finanziarie internazionali, eccetera, eccetera. Anche questa è una tipica specificità europea. All'altro punto, altro tema ha a che fare con il coinvolgimento delle istituzioni europee. Anche questo emerge chiaramente. Cioè, in ogni conferenza ci sono le istituzioni europee che sono invitate e sono coinvolte, tentativo di cooperazione anche con Spagna e con Portogallo, quindi atteggiamento di tipo inclusivo. Va bene? Ultimo, ma non ultimo, la questione della, che sta sempre sul tavolo, della relazione di regionale, cioè tentativo di rafforzare, comunque, come progetto di discussione, il rafforzamento delle relazioni regionali. Ora, queste relazioni regionali oggi sono, e qui mi concedo proprio per gli ultimi scampoli, è questo. Cioè, le relazioni regionali attraversano oggi una fase di stanchezza, secondo me. Cioè, c'è una parte tra l'Unione Europea e tra Latina e Caraibi che sta affrontando una fase di stanchezza che riflette, naturalmente, anche le difficoltà che incontrano il processo di integrazione regionale in America Latina e anche in Europa. Quindi frammentazione dei processi di integrazione regionale in America Latina, in Europa il processo di integrazione che sono stati colpiti dalle crisi multiple, no? E negli ultimi anni, quindi con evidenti ricadute disgregative, eccetera, eccetera. Quindi oggi però queste relazioni regionali è necessario che vengano rilanciate per un paio di motivi. Il primo è che c'è necessità assoluta, a mio avviso, di affermare e di costruire una comunità di valori. In un contesto in cui c'è un multipolarismo crescente, con molti
potenze, molti paesi che riescono e giocano un ruolo rilevante, ti confermano tutta una serie di valori, di principi rispetto all'ordine mondiale, di contestazione dell'ordine liberale, in antitesi all'internazionalismo liberale, di tipo ho finito, ti sai? Si dovrebbe parlare anche lui. ho finito comunque. Dico, è particolarmente necessario confrontarsi sui valori e convergere sui valori comuni, che non necessariamente sono valori che sono tutti comuni con gli Stati Uniti. Prima l'onorevole Sino citava questa necessità, no? Di costruire delle relazioni transatlantiche che non fossero limitate agli Stati Uniti. E oggi c'è la Corte Penale Internazionale, questo è tanto importante questo. Cioè, la Corte Penale Internazionale, che è invocata paradossalmente anche dagli Stati Uniti, oggi, la Corte Penale Internazionale è nata nel 1998 da una conferenza a Roma, in cui il ruolo centrale hanno avuto blocco europeo, blocco latinoamericano e gli Stati Uniti contro. Quindi, questo è per darvi l'idea del fatto che non c'è una, diciamo, automatica convergenza di interessi con gli Stati Uniti. E l'America Latina e l'Europa condividono una necessità fondamentale in questo momento, quello di non essere oggetto, ma soggetto di politica internazionale. Quindi sono oggetto di competizione tra le grandi potenze. Secondo problema della globalizzazione, è necessità di ricostruire un ordine internazionale. Va bene? Ecco, qui, anche qui c'è necessità da parte dell'Europa e dell'America Latina di confrontarsi su che cosa si vuole fare dell'ordine internazionale. E in passato ci sono stati molti dibattiti su questo e non necessariamente convergenza. Bene, chiudo su questo punto e c'è il tema poi della promozione del regionalismo. L'Italia ha concluso delle relazioni privilegiate con alcuni paesi, cose che ha fatto anche l'Europa, cose che hanno fatto anche gli Stati Uniti, come Colombia, Perù, Messico, come il Brasile e così via, benissimo, giustificandole in chiave di pragmatismo, in chiave di realismo, eccetera, eccetera. Faccio notare il rischio di tutto questo, che è quello di ostacolare i processi di integrazione regionale in America Latina, cioè di introdurre delle logiche di, come si dice, di centrifughe rispetto a processi di integrazione, rispetto a relazioni euro-euro. L'Italia è il paese di Spinelli. L'Italia è un paese disciplinato, quindi l'Italia ha una tanta vocazione anche populista, quindi deve fare molta attenzione, dal mio punto di vista, alle priorità che pone anche in ambito europeo, perché l'Europa, la specificità dell'Europa, non è quella di un attore normale delle relazioni internazionali, ma è un attore che promuove unità delle relazioni internazionali, processi aggregativi. Va bene? Quindi l'Italia, dal mio punto di vista, deve giocare un ruolo di questo tipo e queste conferenze possono essere un utile strumento in questo senso. Basta. Minacce. Grazie Giovanni, cercheremo di riprendere il tema con tempo in un altro momento. Grazie per ricordarci l'importanza del protagonista. Finalmente vi presento il protagonista di oggi. Allora, la storia di Donato Di Santo inizia nelle fabbriche metalmeccaniche della Brianza Lecchese negli anni Ottanta, dove inizia una lunga militanza politica volontaria nelle organizzazioni di base del Partito Comunista. Prima è funzionario politico, poi dal 1983 all'89 segretario provinciale del Partito Comunista di Lecco. Si trasferisce a Roma e fra l'89 e il 2006 è responsabile delle relazioni politiche del Partito Comunista con l'America Latina e i Caraibi, da qui la sua lunga conoscenza appunto con la regione, svolgendo appunto innumerevoli missioni appunto nei paesi, praticamente in tutti i paesi dell'America Latina. Per più di un decennio ha fatto parte del Comitato Latinoamericano dell'Internazionale Socialista e invitato permanente al Foro di San Paolo. Nel secondo governo Prodi, tra il 2006 e il 2008, è stato sottosegretario di Stato agli affari esteri per l'area latinoamericana, dal 2008 al 2015 coordinatore ad honorem delle conferenze Italia, America Latina e Caraibi e dal 2017 al 2019 segretario generale dell'ILA. Ha scritto vari saggi e interventi su varie riviste italiane, europee e latinoamericane, dal 2009 al 2017 ha realizzato
quello che era un bellissimo mensile online, che era l'almanacco latinoamericano, che riportava notizie proprio attualizzate, fresche, ben fatte, ben documentate sull'America Latina, che purtroppo poi nel 2017 è cessato di esistere. Speriamo che magari adesso potrai pensare a riprenderlo. Nel 2003 è stato coautore del libro L'altra Cuba, la realtà cubana e l'opposizione democratica dentro Cuba, che era appunto, conteneva al suo interno gli atti di un convegno nazionale dei DS che si era svolto a Torino. Nel 2020 è stato coautore del libro Dai Monti Lessini a Santiago del Cile, Il lungo cammino di Renato Sandri, 1926-2019, a cura di Roberto Borroni e Cesare Guerra. Collabora con varie istituzioni, con il CESPI, di cui abbiamo già detto che è membro del consiglio direttivo, la rivista geopolitica East West, di cui è membro del comitato scientifico, la Fondazione Casa America di Genova, la Fondazione Italiani e Europei, la Fondazione Gramsci, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Trecani, la Fondazione Leglio Basso, l'Associazione Nazionale Enrico Berlinguer. E nel marzo 2022 è stato nominato Special Ambassador della campagna elettorale di Expo Roma 2030 per i paesi dell'America Latina. Finalmente ti cedo la parola. Grazie a tutti, grazie per questo incontro che arricchisce, diciamo, i contenuti di questo volume in modo sostanziale. Tutti gli interventi lo sono stati. Io sono un po' tiraniato tra l'essere rapidissimo, cioè non dire nulla per poter No, ascoltare un un po' po' prima vogliamo le ascoltarti, domande o poi gli interventi dei presenti, in particolare degli studenti o dei professori ti avviso studenti. nel Al tempo caso. stesso però di interagire, cercherò di farlo tutto il tempo consigliato, perché come si dice in questi casi, poi chi vuole si legge il libro e quindi le cose sono scritte lì. Ma cerco proprio veramente il più velocemente possibile di fare delle brevi considerazioni proprio sulle cose, alcune delle cose molto interessanti e puntuali e pertinenti dai relatori. Vi ringrazio tutti e adesso non mi dilungo nei ringraziamenti proprio per cercare di risparmiare qualche ulteriore minuto. E in particolare proprio fatto da una delle ultime cose detto dal professore Finizio, e cioè che c'è questa necessità che non siano automatici la comunità di interessi tra Italia, Europa e gli Stati Uniti. Effettivamente è così. Innanzitutto non devono essere automatici in generale con nessuno, ma in particolare con una potenza così importante, così come dire, presente e pressante nella politica estera internazionale, non deve esserci questo automatismo. E qui volevo richiamare, sempre volendo solo fare dei flash così per cercare di stimolare ulteriormente l'eventuale discussione successiva o comunque gli interessi di coloro che ci stanno ascoltando, volevo richiamare che la formazione dell'idea di istituire un istituto, un'organizzazione intergovernativa internazionale come l'ILA, che è uno dei due grandi oggetti di analisi di questo volume, anche di parte della discussione che c'è stata qui, dell'Istituto Italo-Latinoamericano, nasce per l'intenzione di Amintore Fanfani, di Piero Moro, di altri esponenti della democrazia cristiana di quel momento, ma Aldo Moro. Scusate, Amintore Fanfani, che è l'ideatore vero, insomma, dell'Istituto Italo-Latinoamericano, che anche se si chiama istituto, non è un istituto, ma è un'organizzazione intergovernativa internazionale, quindi è un organismo di raccordo tra governi dei paesi, è la prima organizzazione, qui c'è veramente il carattere di precursore, diciamo, la prima organizzazione tra un pezzo di Europa, in quel caso l'Italia, l'Italia tra i sei paesi fondatori della nascente Europa, e tutti i paesi dell'America Latina. Nasce questa
questa organizzazione intergovernativa, che chissà perché poi gli danno il nome di istituto, quindi confonde le idee, sembra un istituto universitario, una fondazione, no, è un organismo internazionale. Anzi, Manfani la definiva una piccola nazione unita. E a quel punto cosa succede? Succede che c'è il problema di Cuba. Cuba, negli anni 60, era stata espulsa, cacciata, per ragioni storiche che sappiamo, studierete, da tutti gli organismi internazionali, eccetto ovviamente le Nazioni Unite, però è stata cacciata dall'Organizzazione degli Stati Americani e da tutti gli altri organismi multilaterali e internazionali. Il primo organismo dopo la rivoluzione cubana, quindi fino al 66, questa era la situazione, nel 66 nasce, viene firmato il trattato di istituzione dell'IRA, di questo organismo internazionale, per volontà di un esponente della democrazia cristiana, quindi diciamo non di un pericoloso rivoluzionario di sinistra, di Fanfani. Ebbene, cosa succede? Che nell'IRA Fanfani, in quel filone, volle, non accettò quel veto, diciamo così, ma volle assolutamente che ci fosse anche la Cuba castrista rivoluzionaria, tutto quello, tutti gli aggettivi che ci volete mettere, secondo anche dei punti di vista, d'osservazione, grande politica estera, grande capacità, che non vuol dire rinnegare delle opinioni, caso erano molto ovvie, chiare, esplicite, ma guardare al di là, nella punta delle proprie narici, guardare appunto alla strategia di politica estera. In questo, tra l'altro, con un'interlocuzione, questo non fece molto piacere agli Stati Uniti, non successe nulla, non è che c'è bisogno per forza di far piacere, ma di avere delle proprie convinzioni, delle proprie alleanze, perché esistono, ma tempo stesso poi delle direttrici, come l'intervento di inizio ci raccontava. E tra l'altro ci fu un'interlocuzione molto interessante, molto particolare in quel periodo, anni 60, primo centro-sinistra italiano. C'era un blocco di governo prima della scuola Democrazia Cristiana, poi del nascente centro-sinistra di allora, e un blocco di opposizione che a parte l'MSI era l'opposizione, cioè il Partito Comunista Italiano, il partito d'opposizione per antonomasia, blocco molto rilevante, molto forte, anche se poco utilizzabile per ragioni della spartizione del mondo diviso in due blocchi che sappiamo. Bene, sulla questione dell'IVA si sviluppò un dialogo politico, se vi volete andare a prendere i testi sono molto, molto interessanti, anche se un po' datati naturalmente, un dialogo politico molto interessante per cui si arrivò al voto a favore dell'opposizione storica del PCI in quel momento dell'istituzione dell'IRA. In questo modo l'IRA, diciamo, creazione del governo di turno, quel governo istituì l'IRA, e poi il governo successivo magari cambia tutto. No, con quel voto, con quella visione strategica dell'ideatore, degli ideatori, e con quel voto divenne una politica di Stato, tant'è che arriva con alti e bassi, ha avuto momenti di crisi, stava per essere chiusa. Vabbè, questa è tutta la storia, ma la potete leggere se volete in questo momento, però esiste ancora. Anzi, adesso non solo esiste, ma è anche, come dire, sta vivendo un momento con la sua attuale, la persona che è stata la mia successora, diciamo così, l'attuale segretaria generale. Visto il potenziale di Antonella Cavallari, di grande impegno, di grande attività, di grandi risultati, molto, molto bello, molto importante. Ecco, questo è uno dei tanti esempi che cerco di fare in questo lavoro di politica estera fatta sul campo. Io mi sento un po', non in caso, perché mi sento tra amici, tra persone che stanno dando un contributo molto ricco e molto bello all'analisi di questi temi. Però un po' di imbarazzo perché non ho una, come è stato ricordato da Tiziana Bertacini, che ringrazio per aver organizzato i sinistri
collaboratori di questo evento, non ho una carriera accademica, dico, da tutta l'altra esperienza, però il rischio era che se non avessi fatto, non avessi dato questo piccolo contributo, che spero possa essere utile per gli studiosi, i ricercatori e gli appassionati di America Latina e di rapporto tra Italia, Europa e America Latina, forse si sarebbe un po' persa, perché probabilmente non sempre, come giustamente ci richiamavano vari, in particolare la professoressa Zega, non sempre poi le cose vengono istituzionalizzate. Quando si perde l'istituzionalizzazione, che non è un sinonimo di burocratizzazione, assolutamente no, è un sinonimo di mettere le basi, evitare così il carattere un po' effimero o transitorio delle cose, invece renderle più corpose, più radicate, poi si perdono. Allora, mi sono sentito quasi in dovere, diciamo così, nel modo migliore possibile, spero di esserci almeno in parte riuscito, di raccontare, non un racconto così, no, di raccontare come passo passo, attività per attività, momento per momento, alcuni processi che camminano poi sulle gambe delle persone che li portano avanti, qui sono segnalate varie di queste gambe, di queste persone che hanno fatto maturare o comunque hanno sviluppato alcuni di questi processi, si affermano ed è importante saperlo e fare sì che non si perdano poi nella dimenticanza che spesso, diciamo così, affligge la nostra epoca. Quindi questa è stata una delle volontà che mi hanno spinto a scrivere questo libro, e da tutti i contributi che non solo oggi ma anche in altre occasioni di presentazione del libro che stanno venendo, se ne potrebbe scrivere un altro, perché si sta arricchendo moltissimo di idee, di suggestioni, di argomenti questa tematica. E devo anche dire che il libro è stato scritto appunto nella seconda metà dell'anno scorso, la prima presentazione, quella ufficiale, diciamo così, è stata a Roma nel dicembre scorso, poi è iniziato quello che tutti quanti sappiamo, la crisi, cioè, l'invasione dell'Ucraina, la guerra, questa crisi drammatica che stiamo tutti quanti vivendo e che ci angoscia, insomma, in questo momento. Io sinceramente pensavo, vabbè, adesso queste presentazioni finiamola qui, perché ci sono cose talmente più gravi, più drammatiche, che forse non è il caso neanche. Invece devo dire che coloro, come Tiziana, come la professoressa Bertacini e gli altri che in altre città, università, centri studi, hanno voluto comunque mantenere, altre ce ne saranno prossimamente, mantenere questo appuntamento, avevano visto giusto loro, perché possono essere questi, e in parte già lo sono stati, già lo sono, occasioni anche per riflettere, non direttamente, non c'è un rapporto diretto naturalmente, ma anche su quello che sta succedendo, la presenza rilevantissima della Cina in America Latina, quello che ha fatto negli ultimi anni la Russia, soprattutto nel settore delle armi con alcuni paesi dell'America Latina, cioè tante riflessioni, Stati Uniti non c'è neanche bisogno di dirlo, da secoli, in particolare dalla dottrina Monroe in avanti, quello che lega i rapporti tra grande presenza del nord con il resto dell'America Latina. Quindi tutto questo è occasione di approfondimento. Credo che quello che diceva Piero Fassino, cioè la possibilità, non la possibilità, magari fosse la possibilità, l'urgenza, la necessità di avere una riflessione che porti a un vero dialogo. Se ne comincia a parlare negli ultimi anni, però siamo ancora, credo, mi permetto di dirlo, forse sbaglio, un po' agli albori, un vero dialogo transatlantico, dove diciamo l'Atlantico torna a essere centrale, ma non solo come diciamo punto di riferimento per delle alleanze
militari di Nord Atlantico, ma il dialogo transatlantico, che significa il rapporto con un continente come, come l'Africa, significa che tutta l'Europa, mi ha fatto molto piacere ascoltare queste cose da parte del professor Zega proprio sul ruolo europeo, e tutto il continente americano, quindi l'America Latina insieme all'Europa, ovviamente a Stati Uniti, Canada, e dal punto di vista geografico anche Messico e Nord America, anche se poi Messico è l'America Latina, quindi non geograficamente ma politicamente. E mi rivolgo per questa alla professoressa Barajas, che è appunto per parlare di quel paese. E questo sarebbe effettivamente una grande necessità, questo potrebbe essere uno dei grandi stimoli che proprio dal mondo universitario, accademico, degli studi, della ricerca intellettuale potrebbe manifestarsi con ancora più forza. Qualcosa c'è, ma è purtroppo molto poco, e questo aiuterebbe, come proprio Marianna Rossio Barajas ci diceva prima, ancora di più evitare l'eurocentrismo, evitare questo atteggiamento appunto eurocentrico. Io, nel mio piccolo, grazie per averlo confermato anche in alcuni dei vostri interventi, ho cercato di muovermi in questo senso, però questa è una brutta bestia, poi risale fuori, è difficile, come dire, a parole semplice, non sempre facile nei fatti, però il tentativo è stato questo. E come appunto è stato poi detto, un'altra cosa interessante che volevo però ricordare, che aveva detto Fulvia Zega e poi qualcun altro anche ha citato, è questo testo di Sergio Mattarella, del Presidente della Repubblica, perché c'è un testo di un Presidente della Repubblica sul libro che riguarda le relazioni Italia-America Latina, perché io ho avuto un ruolo istituzionale che mi ha portato ad avere un'interlocuzione sia con il Presidente, un'interlocuzione molto limitata al mio piccolo ruolo istituzionale, però con sempre interlocuzione sia con il Presidente, col precedente Presidente della Repubblica, sia in particolare con l'attuale Presidente della Repubblica, ora confermato, Sergio Mattarella, che pur non essendo latinoamericanista, e non è, questa non è richiesta la sensibilità e la capacità politica, non certo essere esperti in una cosa specifica, dove appunto ci devono poi lavorare i veri esperti, però ha avuto sempre un'attenzione molto forte e molto precisa e molto costante. La incostanza è una caratteristica italiana, ecco, lui ha avuto la caratteristica opposta, la costanza rispetto a queste cose, ha sempre tenuto in considerazione le varie conferenze Italia-America Latina, man mano che si andavano sviluppando, e man mano che poi proprio la professoressa Albertacini mi pare citasse, con la istituzione per legge delle conferenze, è diventata non un'occasione di dibattito, è diventato uno strumento istituzionalizzato con mille limiti, ma istituzionalizzato di politica estera, e quindi per questi motivi mi sono sentito, mi ha ferito. Ho avuto l'ardire di chiedere al Presidente se volesse scrivere, che io pensavo che i suoi collaboratori scrivessero le solite righe che si fanno in questi casi. Non è stato così, solo ha scritto, e poi ha scritto le solite quattro cose che si dicono positive. Ha scritto un qualcosa che mi ha stimolato a scrivere il libro a mia volta, l'ultimo capitolo del libro, che era quello sulle prospettive future, che non era previsto. Chiudevo col penultimo capitolo e finiva la storia. Invece poi già l'editore insomma protestava, ma quando mi è arrivato quel testo ha detto no, qui bisogna interloquire con questo messaggio politico, strategico, che viene, è stato ricordato, che viene dal Presidente della Repubblica, e quindi mi sono permesso di interloquire proprio dando
dei suggerimenti, delle proposte, vedremo coloro che avranno delle sfide decideranno, che oggi a partire da Presidente della Commissione Esteri della Camera sono stati presenti alcuni decisori, altri ci saranno, la prefazione del libro è di Marina Serini, che può essere una storica amica con cui abbiamo condiviso tante battaglie politiche, ma è anche in questo momento vice ministra degli esteri, quindi c'è questa volontà, ecco, di interagire in questo, facendo queste proposte. Ultima cosa, e chiudo qui, perché appunto gli spunti, le indicazioni italiane, gli spunti sono tanti, ma vi vorrei proprio fermare per vedere se avete voglia di approfondire qualche aspetto delle cose. Ma l'ultimissimo è questo, è quello proprio sull'Europa. Grazie professor Finizio, è proprio così, ecco, vorrei confermare questa sua lettura, perché è proprio così. La nostra relazione con la... Questo non è un libro, non è un lavoro né di storia né sull'America Latina, ben altri, e qui ce n'è qualcuno, che, appunto, oltre a coloro che sono a questa parte del tavolo, Chiara Evangelista e altri, hanno scritto e possono scrivere libri sull'America Latina. Questo è invece un lavoro che riguarda che cosa si è fatto, che cosa si potrebbe fare nelle relazioni tra Italia e America Latina. Però nelle relazioni tra Italia, Barra, Europa e America Latina. E questo è il punto, e questo è il punto che volevo sottolineare della incisività anche delle cose che diceva Giovanni Finizio a questo riguardo, perché effettivamente, mentre all'inizio, praticamente, non dico la porta d'ingresso, a me questa storia della porta d'ingresso non mi è mai piaciuta molto, perché, però usiamo questo stereotipo anche se non lo condivido molto. La porta d'ingresso verso l'Europa, per i paesi dell'America Latina, era stata nei primi anni del 60, per una quindicina, una ventina d'anni, l'Italia. Era stata non solo con la nascita dell'IVA, ma in particolare con la nascita dell'IVA, che è stato il motore politico dell'ideatore di Fanfani, aveva fatto sì che poi, oltre a occuparsi di iniziative culturali, iniziative socio-economiche, scientifiche, tutto quello che è nello statuto dell'IVA, però che fosse un motore di iniziativa politica verso i paesi dell'America Latina, e come porta all'ingresso, uso questo stereotipo, in Europa, con la fine della dittatura di Franco Salazar, nei due paesi belgi, in particolare in Spagna, cambia tutto le dittature militari, insomma, tutto questo voi lo sapete bene, non avete bisogno di riscontri, e a quel punto l'IVA si ritrova a essere un istituto che fa iniziative così belle, ma di poco impatto politico, e l'Europa, cerco di segnalare alcuni riferimenti, in particolare una citazione che a me è stata utilissima dal professor Wurzel, del mio libro, ha fatto mani Lucera e Wurzel, è proprio su questo punto, dove dice, ci fu, io lo dico in termini un po' più brutali, ma parto nel libro del professore, insomma, scritto in termini meno brutali, alla Spagna. Ecco, dopo non entro nel merito, sarebbe lunghissimo e casomai ne parleremo dopo, ma dopo 35-40 anni da questo momento in cui l'Europa, a mio parere, in modo negativo, sbagliando, appaltò le proprie relazioni con l'America Latina alla Spagna, che sicuramente sono state molto positive per Spagna, per grandi imprese spagnole, per BNP, Telefonica, cioè molto positive, ma sono state così positive per l'Europa? Punto di domanda. Per rispondere a questa domanda faccio una citazione dell'attuale alto rappresentante della politica estera e di sicurezza europea, che è Giuseppe Borrell, importante personalità della politica spagnola, catalana e spagnola,
E cosa dice Giuseppe Borrell, alto rappresentante della politica estera europea, rispetto a questo tema? Dichiarazione di qualche mese fa alla stampa, dice il tema America Latina nel radar europeo è assente. Ecco, dopo 35-40 anni, forse per una specie di strana congiura degli eventi, proprio uno spagnolo deve ammettere questo. Quindi c'è molto spazio per poter recuperare. Io mi fermo qui, anche se avrei tanti altri studi, ma proprio per cercare di invogliare e di lasciare. Grazie. Va bene. Grazie, Donato Di Santo, per appunto, i molteplici spunti, tra cui quello del dialogo transatlantico. Qui vorrei dire, non so se mi contraddicete, ma uno dei problemi anche proprio delle riflessioni e degli studi transatlantici è che poi dimenticano di nuovo la dimensione interna dell'America Latina e quindi come latinoamericanista oserei dire che proprio quello che manca per poter completare questa visione, no? Che è emerso insomma nel dibattito di oggi, tante voci, no? Il fatto di una visione comunque della regione che è incompleta e quindi ancora una volta anche appunto il problema degli studi transatlantici secondo me è proprio quello, cioè che non si infocano su una visione interna e profonda dell'area latinoamericana che non può essere improvvisata come spesso purtroppo si fa. E il Pacifico, bisogna anche fare un po' in fretta perché l'America Latina ha volto ormai lo sguardo al Pacifico, verso il Pacifico, no? Da un po' di anni, anche con le nuove integrazioni regionali che, ahimè, non guardano più il modello europeo, l'Alleanza del Pacifico come modello già appunto il modello asiatico, non più l'Unione Europea, quindi qui c'è un problema anche di cambiamento di visioni, di modelli, di percezioni, eccetera. Però non dico nient'altro, lascio lo spazio alle domande. Purtroppo i colleghi latinoamericanisti che ci hanno seguito fino ad ora non hanno retto e quindi si sono scollegati. Chi vuole intervenire da casa ha sulla destra una manina, io guardo e potete intervenire e da qui ovviamente è aperto a tutti. Domande, riflessioni. Sì, puoi venire per favore soltanto qua, Mariella, così ti sentono anche da casa. Purtroppo, prima di fare un disastro, mi viene serizia qui. Buongiorno a tutti, grazie per questa bella lezione e questo dibattito che mi sembra molto utile oggi. Molto utile per l'Italia e per l'Europa, ma diventando un po' egoista in questi tempi, la trovo molto utile per l'Italia. E allora mi riferisco e penso a Einaudi che diceva guardare al di là dell'Atlantico. E Einaudi, che ricordiamo con simpatia oggi come vecchio liberale, quindi di idee forse. Guardava anche a che cosa? Alle relazioni economiche, ma le relazioni economiche sono fatte di trasporti economici, ma anche di trasporti culturali. Quindi volevo dire alla dottoressa Zega che, ad esempio, è vero che il Messico ha un livello molto basso di emigrazione italiana rispetto a paesi come che non vi sto a raccontare quasi, però ha un rapporto intenso per quello che io conosco, per i paesi che conosco meglio, su cui ha avuto un rapporto molto intenso, tanto nel passato quanto nel passato più recente, no? Nel passato prossimo. Nel passato remoto, ricordiamo che la moglie di Juarez era un'italiana di origine, no? La moglie di Benito Juarez, Perché come Benito raccontato. Mussolini, Cosa? perché Benito Mussolini, Ma che sempre. Benito è un nome, poi appunto, era preso per la relazione del padre di Benito Juarez. E poi sono tre tempi recenti tutta la storia del dibattito politico
come Italia, piuttosto a dilogarli. Quindi per questo trasporti culturali e trasporti economici sono estremamente legati oggi, e questo apre proprio nel momento della crisi ucraina e della crisi economica che vive l'Europa, e in particolare l'Italia, per condizioni chiamiamola di miopia politica nelle politiche dello sviluppo, no? Nel produrre le tecnologie, nel produrre le innovazioni, potrebbe veramente, pensiamo al petrolio, avere un occhio bisognerebbe tornare a questo occhio molto interessante, ad esempio, con paesi come il Messico, con cui aveva delle strette relazioni industriali che sono state abbandonate e che ora offre anche una situazione vantaggiosa rispetto anche allo sviluppo dell'industria in Messico, e potrebbe, e anche, perché dico il Messico? Perché ci sono tutti gli altri paesi dell'America Latina, ma negli altri paesi dell'America Latina la Cina è vicina, no? Abbiamo il prezzo di quanto è, non mi correggerà Donato, io lo chiamo Donato, io sono Mariella, sì. Di 50 miliardi di dollari che sono stati dati a paesi come Argentina, Brasile e Venezuela, no? In cui sta colonizzando tutta la costa pacifica, peggiorando le condizioni, no, della popolazione, dei diritti civili, sociali e lavorali. Quindi in questo io dico la mia domanda: in una situazione della geopolitica che si sta ridefinendo completamente, i casi di questi giorni sono, perché non si cercano di sviluppare di nuovo questo tipo di relazioni che dall'Italia, riprendo, implicano veramente un grande lavoro da culture, istituti, eccetera, eccetera, e che indubbiamente, non mi ricordo più la parola che è stata detta da uno di voi, però diciamo c'è, chiamiamola così, una certa astinenza e pigrizia non solo dal governo europeo e italiano, ma anche da governi come quello latinoamericano, io mi riferisco in particolare al Messico, no? Che è un governo, e anche la classe culturale messicana, che è ancora una classe molto dormiente rispetto, no, alle possibilità di sviluppo. Questa è la mia domanda, ringrazio e mi torno in porta. Prego Donato, vuoi intanto dire qualcosa? O... Forse... Va bene. Come vuoi. Buongiorno, cercherò di essere breve. Partendo da una premessa, no, prometto, anzi, prometterò di essere breve. Vabbè, dico tutti così. Sono molto veloce. Partendo da una premessa dell'importanza, appunto, che abbiamo parlato del dialogo transatlantico, e partendo anche dalla premessa che le persone che sono qui presenti, questo mostro dell'eurocentrismo, appunto, di cui parlava prima, da cui cerchiamo di sfuggire, partiamo dalla premessa che le persone qui presenti non sono affette da questo mostro, da questo morbo, mettiamola così. Per quanto riguarda un attore statale, però, è ovviamente più difficile. È chiaro che gli interessi di un attore statale è normale che si rivolga a se stesso e ai suoi propri interessi, a quella della sua comunità creare prima di tutto. In una fase, però, in cui, come dicevamo prima, l'America Latina ha iniziato a guardare ad altri orizzonti, c'è lo spostamento verso l'Asia, c'è, nel caso del Brasile, ad esempio, la cooperazione sud-sud, che è stata molto importante, quindi in cui l'America Latina non ha guardato o ha guardato meno rispetto al passato all'Europa, come può l'Italia e l'Europa, nella sua opinione, presentarsi come un partner credibile, presentarsi come un partner per quello che è necessario, senza però imporsi
evitando appunto l'eurocentrismo, evitando appunto di imporre i propri interessi al 100%, ovviamente perseguendoli, ma evitando di apparire come un'imposizione, come un tentativo imperiale di vecchio stampo, posto che l'Italia ha il vantaggio rispetto alla Spagna e Portogallo di non avere un'eredità coloniale, ma comunque è sempre l'Europa e quindi è necessaria, mi sembra, un'attenzione di un certo tipo. Come può un attore statale, a suo parere, porsi in questo nuovo scenario senza imporsi? Grazie mille. Sono stato breve, ho mantenuto la promessa. Grazie, Jacopo. Anche perché mi sembra che permanga, perlomeno nella parte del progressismo, da alcuni recenti studi che ho fatto, che ti avevo mandato forse quelle cose che avevo iniziato a scrivere, questa ideologia che parte da una visione non solo antiimperialista, ma anticolonialista, e quindi con anticolonialista qualcosa di più antico e che ovviamente tira in ballo, no? L'Europa in maniera più diretta, esatto. Non solo gli Stati Uniti, ma anche l'Europa. E quindi quanto questo è parte dell'ideologia, perlomeno di una parte, diciamo, del progressismo latinoamericano, no? C'è, e quindi possa anche influire nelle relazioni. Altre domande? Vieni nel banchetto. È una non domanda, perché sto pensando che bisognerebbe fare un'altra. Sì, anch'io stavo pensando poi. È ricchissimo questo dibattito. Prima di tutto ringrazio il canale dei principi per aver organizzato questa cosa, tutti i partecipanti, perché veramente mi è piaciuto moltissimo. E volevo solo fare un'osservazione, quindi potevo evitare il microfono, che è questo. Sia il professore Zega che Finizio hanno messo in luce l'importanza delle persone. Nelle relazioni internazionali, pensiamo a questa cosa che sembra così asettica, in realtà ci persona conta. E sicuramente Donato Di Santo è stata una di queste persone. Allora la domanda che non ti posso fare adesso, ma troverò occasione per farti, è questa, proprio vista da, forse nel libro ci sarà secondo me, però non in forma così diretta, suppongo, non lo so. Volevo sentire da te alcune di queste tue esperienze, magari le più dure, quelle all'inizio, le esperienze della giovinezza in questi paesi che erano così problematici. Ecco, questo, ma lo faremo in un'altra occasione. Grazie molto. Sì, e domani dovrebbe comunque uscire un articoletto sulla stampa, il cui senso voleva essere proprio quello, cioè non di riprendere il tema del libro, ma un po', sarà breve ovviamente, non sarà così approfondito per rispondere alla tua curiosità, ma qualcosetta, no? Era proprio sul, cioè centrato sulle sue esperienze personali in America Latina. Sì, prego. Sì. La mia è una riflessione che però ovviamente si inserisce all'interno del discorso internazionale. Da ciò c'è stata una cosa recentemente, che questa guerra ha determinato un nuovo corso. Un nuovo corso che però cambia il rapporto e il modo in cui si costituisce l'Unione Europea, che è sempre stata definita un soggetto geopolitico erbivoro. Perché non è un soggetto che ha mai armato la pensata del mondo, non è mai stato un soggetto capace di costruire una politica estera come lo costruisce un vero soggetto geopolitico in senso imperialista, e dunque rischia in questo momento di dover ridefinire i suoi rapporti di equilibrio all'interno. Perché una Germania che sceglie di armarsi al 2%, una spesa di 100 miliardi, e di conseguenza questo iniziano a mettere in discussione una serie di equilibri. Allora il discorso è, nel momento in cui viene definito un nuovo corso dell'entità di quello che è l'Unione Europea, che è un soggetto che nasce per unire, come diceva lei, può continuare a mantenere questa sua identità, però aiutando i sudamericani, come invece diceva lei, la questione interna dei sudamericani. Io ci sono nato in uno di questi paesi sudamericani. E il discorso del fatto che esistano i paesi sudamericani, e questa è una domanda che faccio a voi, esistono davvero? Nel senso, nei modi in cui esistiamo noi europei, nel senso che noi stiamo cercando di costruire
forze armate, una cultura comune, una realtà sociale, una visione del mondo comune che elimini una serie di barriere nazionali. Perché i sudamericani lo possono fare 10.000 volte meglio di noi, perché parlano tutti quanti la stessa lingua. Allora, il Cile, la Colombia, io sono andato a preoccupare, esiste? Come esiste il Sud America? Come, non come potenza e come soggetto geopolitico, quindi con una visione strategica, ma come, e come se gli europei potessero, attraverso la loro storia, insegnare i sudamericani a costruire una potenza culturale e erbivora. Questo lo può fare ancora l'Unione Europea? Mi fa una figa. Grazie. Io, Donato, ti lascerei la parola perché poi credo che dobbiamo chiudere per problemi di orario. Cercheremo di fare una seconda puntata. Dunque, partendo da quest'ultimo intervento dell'amico colombiano, Leonardo colombiano. Sì, adesso si è detto l'erbivora, carnivora, non mi avventuro diciamo in queste cose perché si rischia di passare da super reddito che è facile poi scivolare, non lo so se queste sono le definizioni giuste che hanno dato, no, a questa evoluzione, come dire, un po' necessitata che è in corso e che è spinta da queste drammatiche vicende a cui assistiamo. Però in effetti un'altra riflessione che è la seconda parte del suo intervento, che invece mi ha molto, è ma diciamo così, può essere ancora un punto di riferimento quello che è come quello che è successo in Europa, la costruzione di alcuni elementi unitari, facevo alcuni esempi per un'America Latina o un Sud America, anche su questo si è fregato una discussione, dove sì, c'è l'elemento della lingua comune, delle due lingue fondamentali comuni, però poi ci sono tante altre cose che vanno in direzione, se non opposte, sicuramente che rendono più difficile il tutto. Io credo che sì, effettivamente, questa, a mio parere, opinione personalissima, questa effettivamente è stata, è e potrebbe essere una delle cose che, delle specificità europee che più potrebbero essere attraenti, ma attraenti reciprocamente anche per farci riflettere su noi stessi, non soltanto per esportare un modello, anzi non tanto per esportare un modello, questo della possibilità di essere un riferimento nella costruzione culturale, istituzionale, non aggiungo io, e ad altri livelli, di integrazione, di comunità, di rapporti appunto sovranazionali, multilaterali. A me sembra che sia così. E voglio fare un esempio che può apparire un po' lontano. Tanti altri esempi, le persone che sono qui con me, che hanno presentato il libro, ben più di me lo potrebbero fare, quindi rimando agli esempi più generali, più dotti, più pertinenti. Però io vorrei fare un solo esempio, che è quello invece, proprio sulla reciprocità, che invece è un po' politico. In una fase in cui, parliamo di ormai 50 anni fa, non esisteva Twitter, non esisteva Instagram, non esisteva Facebook, internet, non si sapeva cosa fosse il web, o perlomeno era così di massa, no? Addirittura la strategia politica di un partito politico rilevante, l'abbiamo citato anche prima, quello d'opposizione, non quello di governo, cioè il PC italiano, cambiò drasticamente, in modo rilevante, perché era successo attraverso l'analisi di quello che era successo a 15.000 chilometri di distanza in un paese sperduto dietro le Ande, alcuni lo definiscono un'isola, anche se non è un'isola, cioè il Cile, con il colpo di Stato, con l'avvento della dittatura di Pinochet, eccetera, eccetera. Quindi, qual è l'analisi
non attraverso messaggi Twitter, ma analisi politica. Quindi molta forza in relazione internazionale in assenza di certi strumenti, ma in presenza di volontà politica di imparare anche dagli altri, non soltanto di insegnare, ma insomma presentarsi come modello, presentarsi per le cose che si pensa che possano essere, ma anche di imparare, quindi la reciprocità attraverso lo studio di quello che stava succedendo in Cile cambiò la politica, la strategia politica. Poi alcuni non hanno la strategia positiva, altri negativi, questo si troverebbe qualcosa che esula dall'oggetto di questo momento, di un partito importante in quel momento, uno dei principali partiti europei, non solo italiano. Quindi la mia risposta è sì. Sì, c'è questa possibilità, in termini di reciprocità, a mio parere, perché mi pare che anche lei avesse anche questa una parte della domanda, e poi sul contenuto alla prossima occasione. Per quanto riguarda la professoressa evangelista mi dice le esperienze. Sì, effettivamente, al di là dell'aspetto autobiografico, diciamo personale, che quello riporta. Però effettivamente, che non si può fare adesso, però forse avrebbe un senso, diciamo così, c'è effettivamente un interesse, perché quando innanzitutto i grandi partiti, le grandi forze politiche, le grandi strutture politiche di quella fase storica italiana e della fase storica attuale per altri paesi europei, perché ad esempio la Germania continua ad avere questa possibilità, questa capacità, questo atteggiamento, e così anche altri paesi. E quelle forze politiche di allora avevano una volontà di rapportarsi al resto del mondo, e in particolare, visto che stiamo parlando di questo, all'America Latina in termini politici, ben prima di me, e oltre me, che svolgo un ruolo ma molto, molto limitato, i dirigenti dell'allora TCI capirono che bisognava rapportarsi a quei paesi, come poi anche Fulvio Zega ci ricordava, non in termini strettamente di rapporto con l'immigrazione, sì, quello era importante, ma rapportarsi politicamente. C'è una fase del Partito Comunista, quello immediatamente successivo alla guerra dell'immigrazione, dove, e anche durante, dove i rapporti sono soprattutto con l'emigrazione comunista in quei paesi, dopo, e soprattutto per volontà di Togliatti, che invia per la prima volta, non era la prima volta, ma la prima volta in quei termini così impegnativi, un proprio emissario, Renato Sandri, che è stato un dirigente del PCI, che è stato un po' colui che ha aperto il dialogo con il mondo della sinistra latinoamericana, su intuizione di Togliatti, in via quei paesi, ma non per rapportarsi con i gruppi delegati, cioè, va benissimo, incontrare parte della nostra storia, ma per rapportarsi con quelle realtà politiche. E quale fu l'eredità che noi, seconda generazione di giovani dirigenti, esponenti di quel partito, in particolare di quelli che lavoravano nelle relazioni internazionali, abbiamo avuto da questi nostri, io Renato lo considero il mio maestro, nelle attività di politica internazionale, qual è stata? Di non limitarsi non soltanto al rapporto con le comunità italiane immigrate, quello non lo ripeto perché non è chiaro, se no diventare ridondante, ma di non limitarsi al rapporto con coloro che sarebbero stati allora, in un mondo in cui c'erano quei partiti, oggi non esistono più, eccetera, eccetera, sarebbero stati i nostri omologhi, ma spesso erano solo omonimi, erano molto poco omologhi del PC con il suo dibattito su Gramsci, eccetera, eccetera, poi
magari poi i partiti non esistevano, o esisteva quasi sotto forma di samizdat. Si parlava con alcuni partiti comunisti dell'America Latina, tutti allineati e coperti, poi come il samizdat della vecchia Unione Sovietica, ma Gramsci, un oggetto così misterioso e pericolosissimo, da, diciamo, per fare un esempio. Quindi, proprio perché indirizzati in quel modo, l'indicazione qual era? Non andate per ascoltare soltanto cosa vi dicono quelli lì. Quello è importante perché sono un pezzo di quelle società. Ma per incontrare gli intellettuali, ma per incontrare il mondo accademico, ma per incontrare il mondo economico e imprenditoriale, la società civile, i sindacati. In Brasile quanto ha fatto il movimento del bene, nel male, si può discutere. Quanto ha fatto il movimento sindacale? Moltissimo, rilevante. Per ascoltare le forze che stanno facendo la guerriglia. Certo, l'indicazione è quelle forze che hanno come prospettiva un accordo di pace. Se hanno come prospettiva di continuare a fare la guerriglia, vabbè, no. Ma siccome quasi tutte avevano come prospettiva la volontà di accedere, di costruire un accordo di pace con i relativi governi, quindi noi andammo, adesso come dire, si è criticato molto, adesso per fare un esempio lo citavano nella biografia tiziana, il foro di Sao Paolo, no? Perché alcuni dicono, diciamo, i ministri, eccetera, hanno cercato l'amico colombiano per fare una battuta sul primismo, mi dice, no, quello è un trovo di terroristi, eccetera. Io sono andato, essendo tutt'altro che come dire, simpatizzante per quelle cose, felicissimamente a tutti fuori di San Paolo finché siamo stati invitati, perché era una delle occasioni, oltre a quelle dirette dove si andava direttamente a parlare con chi si voleva incontrare, per poter interloquire con quelle realtà, quindi una capacità di una visione non ristretta, non asfittica, ma che facesse, si provasse, a volte si riusciva, a volte altre volte no, a conoscere la realtà o un pezzo di realtà di quel subcontinente. Tanti sarebbero gli aneddoti, le cose da raccontare, mi permetto di non andare oltre perché veramente sarei così, maleducato, perché poi quando si entra in queste cose ci si può prendere la mano, non si finisce più, quindi non comincio nemmeno, ho fatto solo questa... con la chiosa per dire che sì, quello era l'atteggiamento, con l'anedito speriamo di avere, anzi possiamo impegnarci ad avere un'occasione. Jacopo che ha appena scritto a tesi proprio sul Brasile e sull'esperienza anche di Lula, perché te, se ho capito bene dalle poche parole che ci dicevamo prima all'inizio, dice... appunto partner credibile, non eurocentrico, però la nostra esperienza, ma l'articolazione del suo ragionamento era questo, condivido la complessità, ecco, del ragionamento in quel merito ci vorrebbe un po' più di tempo, quindi non solo, se ho capito bene, eurocentrico, ma anche non coloniale. Sì, non eurocentrico e non coloniale. E non coloniale. Mi permetto qua di fare solo, così, di dare solo uno spunto. Non vorrei passare per antispagnolo. Io sono filo spagnolo, filo a Midollo, filo in Spagna, adoro la Spagna, quindi non c'è nulla di antispagnolo. Semplicemente cerco di analizzare poi le cose, no? Di venire le cose, di fare politica, come non c'è assolutamente nulla, anzi, per molte cose è paese è un vero modello. Però rispolverare un termine come iberoamericano, ibero ispanoamericano, perfetto, si apre il dibattito, c'è una discussione benissimo. E la forma iberoamericana è veramente un qualcosa di tardo neocoloniale. Come la Francia fritta. Come la Francia fritta. Esatto, cioè, è più contraddizione, non so cosa più, perché libero, non è libero latinoamericano, potrebbe avere un senso, libero latinoamericano, si riconosce l'America Latina come soggetto, l'America Latina, Sud America, bene, discuteremo quali pezzi, ma
come soggetto politico. No, l'America Latina viene completamente bypassata e diventa iberoamericana, cioè l'America Latina esiste in quanto collegato ancora con quel famoso cordone che forse da recedere, con la penisola. No, questo non ha senso. E questo unisce, come dire, in modo veramente, noi parliamo in Italia di sistema paese, dovremmo imparare veramente che cosa è il sistema della macchina, della guerra, che è il sistema paese. Qual è il sistema paese? Perché unisce tutte le forze politiche spagnole. Adesso, vabbè, con Podemos e con Vox, però Vox mi pare che vada nella stessa direzione, un po' diverso, ma le due forze politiche storiche, i popolari e il PSOE, sono state unite ferreamente nella difesa a oltranza, magari poi si azzuffano fra di loro, ma su questo la difesa a oltranza. E ultima, sono andato un po' a ritroso, è l'ultima cosa, ma chiuderà l'intervento invece iniziale. Lo chiamo come una proposta di essere chiamata Gabriella. E quindi però mi sono appuntato un termine, non so se ho interpretato bene, un po' la pigrizia intellettuale. Mi pare di aver capito che nelle cose che lei diceva ci fosse questa sottolineatura della pigrizia intellettuale che può essere nostra nei confronti dell'analisi, della visione dell'America Latina, ma alle volte può essere anche l'inverso di una pigrizia intellettuale. Non so se ho interpretato bene o... E anche una certa tendenza politica, o chiamiamolo un processo di imitazione politica da parte dell'Italia. Esatto. Cerco di dirlo in alcune pagine del libro quando dico che alle volte si è andati un po' per mode. La moda di Marcos, allora, hai detto molto bene nel libro, c'è una pagina per sminuire, per offendere, anzi alla seconda acqua scadente nell'agosto del 1994 io ci sono andato da riformista istituzionalista d'oltranza, mi sono preso il mio zaino. E una persona che è qui con noi, Cecilia Grosso, mi ha regalato un paio di scarponi che non avevo in quel momento, perché ero lì per altri incontri, dove non era necessario avere gli scarponi, che era di un ripieno dell'FMLN, e sono andato a quindi non ho nulla da usare, anche a questi momenti, però quando poi diventano mode, quando non diventano occasioni per interpretare, per capire, invece mode reciproche, ecco, forse si tratterebbe di limitare un po' i danni. Mi scuso per la... Grazie. Scusate, ma dobbiamo proprio chiudere, faremo una seconda puntata con le esperienze vissute. Grazie a tutti i relatori e al pubblico, ovviamente. Grazie a tutti. Belli brutti.